Il progetto Opatica è una cosa importante per noi, ci teniamo tanto, perché al momento in Italia non esiste un corso formativo certificato che racchiuda tutte le tematiche della formazione Opati, cioè Opati è nato per formare i pazienti. Voi sapete benissimo che una parte importante dell'HTA sono le associazioni dei pazienti, perché loro conoscono la malattia, la vivono tutti i giorni e capiscono quali sono le problematiche di quella patologia, soprattutto nelle malattie rare. Il problema qual è? È che spesso i pazienti, a detta delle associazioni pazienti ovviamente, non lo dico io, sono impreparati. Quando siedono ai tavoli di lavoro non sanno bene di che cosa si sta parlando. E allora il progetto Eupati nasce proprio per questo, cercare di formare i pazienti e metterli alla pari della discussione all'interno di un tavolo di decisione, che sia all'interno del ministero, all'interno dell'Agenzia Italiana del Farmaco. Ma la possibilità di rendere questi pazienti formati in maniera tale da capire quali sono tutti i passaggi di sviluppo di una molecola, di misurazione dell'efficacia, trial clinici e via dicendo, ma anche sulla parte farmaco-economica. E in questo caso è stato chiesto all'ISPOR, nel ROM Chat, proprio di valutare la rilevanza e la quantificazione dell'impatto del progetto Opati, cioè noi stiamo facendo formazione e non solo, cercheremo anche di andare a valutare quale impatto ha avuto la formazione. Vi faccio un esempio su tutti, il progetto Eupati, che vede il presidente, che è Filippo Buccella, si è occupato, è stato chiamato in agenzia proprio come associazione pazienti, in quel caso era il Project Onlus, sulla distrofia muscolare riduscente, e lui ha partecipato all'interno dell'agenzia proprio per comunicare ai decisori della CTS sostanzialmente che cosa vuol dire vivere con quella malattia e quali sono gli indicatori di efficacia. Questo perché? Non perché deve andare a favore dell'azienda, sia chiaro, ma perché deve riuscire a comunicare, a dare una prospettiva diversa ai decisori, che magari vedono in quel 6-minute walking un indicatore di efficacia inutile, ma che in realtà per il bambino, per il paziente, è fondamentale. E quindi questo lo vedi solamente tramite la prospettiva delle famiglie e dell'associazione pazienti. Quindi a questo ci tengo particolarmente, diciamo, quindi ho dedicato un minuto in più. E qui ci sono tutti i vari step che sono stati fatti con questo progetto Eupati, in cui abbiamo preparato e creato dei toolbox, e sono degli eventi, diciamo, degli step importanti che hanno richiesto tantissima fatica e ovviamente pochi finanziamenti. Altri progetti che abbiamo in corso, sicuramente un progetto molto interessante che ci piace citare riguarda i costi diretti e indiretti delle maculopatie. Ma anche progetti sul diabete, progetti sulla qualità della vita, che al momento, diciamo, ristagnano un po' per problematiche di impegni dei centri coinvolti. Ma sicuramente sono progetti che andranno avanti e che noi puntiamo diciamo, di creare una pubblicazione entro il 2018.